Esiste un quadro a Milano che più di ogni altra cosa rappresenta il mistero, quello più cupo e tenebroso. Questo quadro raffigura infatti il demonio. Ma non è tutto. Il diavolo infatti si presenta sotto una forma assolutamente insolita e inedita per l'iconografia della religione cristiana. Siamo nella Basilica di Sant'Eustorgio, più precisamente nella Cappella Portinari. Cappella che prende il nome dal banchiere che ne ha finanziato la costruzione. La realizzazione di tale cappella è terminata nel 1468. La cappella è principalmente dedicata ad un santo, di cui abbiamo parlato già in un precedente video di Milano Misteriosa. Il santo è San Pietro da Verona. Nel video Streghe di Milano si fa riferimento a tale santo in quanto era inquisitore per le città di Milano e di Como. Egli fu assassinato nel 1252 a Seveso, in quello che oggi è il comune di Barlastina. Nella cappella sono presenti quattro affreschi dipinti dal pittore Vincenzo Foppa e rappresentano tre miracoli del santo e il suo martirio nella foresta di Seveso, ad opera di sicari che lo uccisero con un colpo alla testa tramite un falcetto, anche se nelle rappresentazioni iconografiche il santo viene rappresentato con una spada conficcata in testa. Il dipinto che tra tutti attira l'attenzione più di altri è quello comunemente denominato La Madonna con le corna. Tale quadro raffigura San Pietro martire mentre caccia il diavolo con l'ostensione dell'ostia consacrata. Il diavolo infatti si era celato in una immagine o una statua rappresentante la Madonna. Notiamo subito che non è solo la Madonna ad avere le corna, ma anche il bambino che ella regge in braccio. Nelle immagini dell'affresco sono inoltre presenti altre figure, tra cui una che viene identificata come un mago o uno stregone, che fugge alla vista dell'ostensione della comunione consacrata. E qui un secondo mistero nel mistero. Anche se non vi è alcuna fonte certa, molti riconoscono nella figura femminile con le corna non la Madonna, ma una santa, Guglielmina la Boema. Sebbene in realtà i due santi non si siano mai potuti incontrare, dato che il primo è morto nel 1252, mentre si ha notizia di Santa Guglielmina solo a partire dal 1260, i due santi sembrano essere collegati tra loro, quantomeno nell'immaginario dell'autore dell'affresco. Santa Guglielmina giunse a Milano, ben vestita, con un bambino appena nato e vantando origini nobili, da qui l'appellativo La Boema. Il bambino in braccio potrebbe perciò essere suo figlio e non il bambin Gesù. Ma perché l'autore del dipinto avrebbe dovuto associare tale santa niente meno che al diavolo? Ricordiamo, è molto importante, che San Pietro da Verona era un inquisitore, proveniente da una famiglia di catari, perciò eretici, ma che aveva totalmente rinnegato le proprie origini, diventando grandissimo persecutore di qualsiasi forma di eresia. Torniamo a Guglielmina la Boema. Ella, come detto, giunse a Milano nel 1260, vantandosi di essere di stirpe nobile. E non c'era da dubitarne, dato il suo vestiario e il fatto che fosse donna istruita e di buone maniere. Con lei il figlio ancora in fasce, di cui ella non volle mai rivelare il nome del padre. Da questo fatto nacque poi il mito che ella fosse vergine, pur avendo partorito, proprio come la Vergine Maria. Guglielmina divenne presto oblata, ovvero una sorta di suora laica, e prese dimora nell'abbazia di Chiaravalle. Fu una grande guaritrice, tanto che nacque un movimento religioso, i Guglielmiti, movimento formato prevalentemente da donne, anche se anche alcuni aristocratici milanesi ne facevano parte. Morì, presumibilmente, nell'agosto del 1281. Ma alla sua morte la sua fama non svanì, anzi, divenne sempre più persistente. Le sue spoglie vennero sepolte nel cimitero dell'abbazia di Chiaravalle,
in una delle cripte posizionate lungo le mura di cinta. 2 anni dopo la sua morte, l'Inquisizione venne a sapere del culto che stava nascendo attorno alla santa e nel 1300 i due inquisitori, Guido da Cocconato e Raniero da Pirovano, iniziarono un processo contro i seguaci della santa, in particolare Maifreda da Pirovano, una suora umiliata di Biassono, e il teologo Andrea Saramita. Le spoglie della santa vennero riesumate dall'Inquisizione e i suoi resti furono bruciati, molto probabilmente nell'odierna Piazza Vetra o al Broletto, ma non vi è certezza di questo. L'unica cosa che si sa è che la dicitura in latino sulla sua tomba venne riscritta modificando qui è sepolta con qui era sepolta. Furono distrutte anche tutte le effigi della santa ed ogni sua cosa. Come possiamo vedere, nella cripta di Guglielmina si possono ancora scorgere tracce dell'immagine della santa. Forse con in braccio il bambino appena nato, o forse assieme alle sue seguaci. Tali seguaci, Maifreda da Pirovano e Suor Giacomina dei Bassani, furono messi al rogo, mentre la sorte dell'eretico Andrea Saramita sono meno certe, ma essendo stato condannato anch'esso per eresia, la sua sorte non può essere stata molto diversa da quella delle due donne. Ma cosa professava di così eretico e pericoloso per la Chiesa tale santa? Ovviamente nulla, dato che i monaci dell'abbazia di Chiaravalle non avevano mai avuto modo di dubitare della santità o dell'integrità di Guglielmina. Fu invece la dottrina dei suoi seguaci ad attirare l'interesse dell'Inquisizione. Secondo gli atti dell'Inquisizione, infatti, essi consideravano la santa incarnazione dello Spirito Santo, al pari del Messia. Guglielmina era di fatto Dio e uomo, come Gesù. Ella era superiore alla stessa Vergine Maria e a tutti i santi. In poche parole, veniva considerata dai suoi seguaci un Cristo femminile, tanto che la sua seguace, Maifreda, diceva messa e aspirava a sostituire la figura del Papa. Oggi vedremo questo tentativo come una sorta di colpo di Stato. Ma il vero grande contrasto era molto probabilmente tra il mondo femminile e l'Inquisizione in quell'epoca. Ora torniamo al quadro del Foppa. Sappiamo che San Pietro da Verona era un inquisitore e che Santa Guglielmina era considerata un'eretica, anche se mai in vita aveva professato dottrine eretiche. La rappresentazione della santa coincide perfettamente con quella della Madonna col bambino. Non è perciò facile capire se l'autore ha veramente voluto rappresentare la santa, ma se così fosse, lo stregone che fugge, sempre rappresentato nel quadro, potrebbe essere il suo seguace, Andrea Saramita. Nell'abbazia di Chiaravalle esiste tuttora una cappella chiamata Cappella delle Donne. Se volete visitarla, apre proprio in coincidenza con la festa della donna, l'8 marzo. E per aggiungere mistero al mistero, come si vede anche nel video I Templari di Milano, sempre di format Milano Misteriosa, nella cappella sono presenti numerose croci templari. Possiamo forse, ma qui stiamo andando più nella narrazione leggendaria, supporre che tale culto femminile sia legato all'antica dea madre Bellisama, protettrice di Milano fin dalla fondazione della città da parte degli insubri. Mito che secondo alcuni sarebbe persino presente nell'affresco di Leonardo da Vinci, il Cenacolo, dove, contrapposto alla figura del Cristo maschile, ci sarebbe la sua controparte femminile, anche se celata per motivi inerenti al periodo storico, in cui era pur sempre pericoloso esporre teorie teologiche non conformi con quelle canoniche della religione cristiana. Proprio durante la realizzazione di questo video e la stesura di questo testo, inoltre, mi sono accorto di un particolare che non avevo notato prima e che riguarda sempre l'abbazia di Chiaravalle. Nell'affresco dei fratelli Fiamminghini, pittori del periodo attorno al 1600,
di cui vi ho già parlato nel video sui Templari di Milano, viene raffigurata la Madonna, ma forse potrebbe essere Guglielmina. E altra questione veramente intrigante è la crepa presente sull'affresco e che taglia precisamente in due la donna raffigurata. Questa crepa, infatti, non sembra essere un problema di assestamento strutturale. È forse un caso, o forse è un messaggio criptico. Anche qui possiamo solo azzardare delle ipotesi. Spero che questo video di Milano Misteriosa vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, date un'occhiata anche agli altri video nel format Milano Misteriosa. Scoprirete cose di Milano che vi lasceranno senza fiato. Vi invito a iscrivervi al canale e a lasciare un commento sotto questo video o sotto qualsiasi altro video del canale o nella tab community. Infatti i commenti sono molto importanti per dare rilevanza ai video e al canale. Perciò vi ringrazio anche per questo. Vi ricordo inoltre che non parlo solo di misteri di Milano nei miei video, anche se non lo nego, è l'argomento che mi appassiona di più. Ci sono infatti video sul dialetto milanese, sul teatro e tantissimo altro ancora. Beh, ora vi saluto. Arrivederci e al prossimo video.